Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Rossav, Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, in pagina Facebook in descrizione, e sono qui per lo squad builder giornaliero dedicato questa volta a Francia e a Honduras. Le due nazionali che si affronteranno questo pomeriggio, mi sembra sia alle 18 la partita se non erro, e che quindi si daranno battaglia per una partita che per la Francia, diciamo, non può, dove la Francia non può permettersi di sbagliare. Ditemi se momenti cosa ne pensate della prestazione di ieri dell'Italia. Intanto, portiere Lloris. Lloris è il portiere degli Spurs anche della Francia, ottime statistiche su foot, molto completo, anche abbastanza veloce con un rinvio non granché, ma comunque tuffi e riflessi sono i top. Terzino destro francese sempre è Debussy. Debussy 78 velocità, 77 difesa, 75 destro, 77 passaggio, tutte statistiche quindi tra il 74 e il 78, eccetto il tiro che ovviamente è più basso. Difensore centrale della Francia, Sakho. Sakho, che è quello che ha permesso alla Francia appunto di arrivare qua con la doppietta, se non sbaglio, nell'ultima gara di qualificazioni, 68 velocità, 77 difesa, 81 colpo di testa. Altro difensore centrale, passiamo alla parte honduregna di questa squadra, dove per primo troviamo Montes. Se non sbaglio, avevo deciso di mettere lui, perché con 68 velocità, 66 difesa, 70 di testa, è un difensore certamente non eccellente, ma che comunque, come vedremo, tra promossi e bocciati non fa schifo. Terzino sinistro mi pare sia il terzino sinistro del Celtic, Izaguirre, 78 velocità, 70 di passaggio, dribbling e difesa, 71 di colpo di testa. Caratteristiche comunque mediocri, poi vedremo com'è in game. Esterno destro torniamo in Francia, in France, e troviamo Jérémy Ménez. Il nuovo acquisto del Milan, 83 velocità, 79 dribbling, 73 tiro, 72 di passaggio. Caratteristiche buone per essere un esterno con solo 76 di valutazione. Centrocampista centrale, conoscenza del campionato italiano, speriamo ancora per molto perché la Juve potrebbe venderlo, Paul Pogba. 75 velocità, 78 tiro, 80 passaggio, 75 difesa, 82 testa, veramente completo. Mentre il suo compagno di reparto è l'honduregno Espinosa, che è un centrocampista anche lui completo, ovviamente in proporzione, cioè è più scarso in tutto il Pogba, ma comunque diciamo che fa il suo là in mezzo al campo con 73 velocità, 73 difesa, 73 dribbling, insomma molto molto equilibrato. Poi il terno sinistro di questa squadra è Martinez. Martinez mi ha sorpreso per le sue 4 stelle skill, che fanno di lui un giocatore comunque buono, perché però è 70 di overall, è un giocatore buono, certamente non vi aspettate un fenomeno, comunque anche lui come sempre fa il suo. Copia attaccanti, come francese c'è Karim The Dream Benzema, che in nazionale diciamo questo The Dream non l'ha molto rispettato perché non è di certo un attaccante da sogno con la nazionale francese, molto meglio con Real, comunque 84 velocità, 79 tiro, 74 di testa, sono un bel downgrade rispetto alla versione di foot normale, ma che a mio avviso è meritato. E poi c'è il compagno di reparto che nella realtà si è ritirato da 2 anni e non è di certo nei 23 honduregni, Suazo. Suazo, appunto, come ho appena detto, si è ritirato 2 anni fa, ma nonostante questo, l'EA ha deciso di fare una carta anche molto forte di lui su foot. Quindi questo è veramente un gran fail, secondo me, perché 91 velocità, 73 di tiro, 68 di testa, per un attaccante 35enne che si è già ritirato, ma io boh. Sono iniziate le clip, quindi iniziamo a fare la valutazione di promossi e bocciati di questa squadra. Partendo dal portiere, Lloris diciamo che è abbastanza rimandato perché su foot normale mi piace tanto. Qua era un po' più lento nei riflessi e anche nei tuffi. Quindi, siccome nella realtà, anche su foot i giocatori francesi giocano meglio in una versione normale. Comunque, Lloris, terzino destro, Debussy. Debussy mi piace sin da FIFA 12, anche questa versione non mi ha deluso. Comunque, non è un fenomeno, ma è promosso. Sakho. È più lento, si sente che è più lento rispetto alla versione normale di foot, ma comunque è promosso perché la sua stazza, la sua forza fisica, eccetera, eccetera, mi hanno convinto a mettere, diciamo, tra i promossi. L'altro difensore centrale, non mi ricordo il nome, è quello honduregno comunque, con 68 velocità, 66 di difesa e 70 di testa, ma non è granché e diciamo che non lo consiglio generalmente. Poi, se volete farvi diciamo una squadra con tutti i giocatori della CONCACAF c'è di meglio, quindi no, non lo consiglio. Terzino sinistro Izaguirre, un po' meglio del difensore centrale, sempre honduregno, ma un po' scarsino anche lui, quindi diciamo rimandato. Torniamo nella parte francese dove c'è Menez, rimandato perché il fantasista del Milan non è che mi abbia convinto più di tanto. Poi centrocampista centrale Pogba, promosso.
L'altro centrocampo centrale, Espinosa, promosso, esterno sinistro Martinez, molto bene promosso, Benzema rimandato, molto meglio sul futuro normale, e Suazo promosso, anche se è ritirato. Pronostico, io dico che oggi vince 2-0 la Francia, ditemi nella sezione commenti cosa pensate, ditemi della posizione di ieri dell'Italia e niente, noi ci sentiamo nel prossimo video, bye bye!